Tigiano è un ridente comune di 2000 abitanti situato sul versante orientale del Capo di Leuca. Il suo territorio, rientrante tra i borghi autentici d'Italia, offre ai visitatori diverse bellezze che spaziano dai monumenti storico-artistici di pregio ai paesaggi naturali immersi tra la campagna e il mare. Il territorio di Tigiano conserva ancora la spontaneità tipica salentina di una terra scandita da fecondi uliveti e dalle antiche architetture tradizionali della civiltà contadina, come i terrazzamenti in pietra, le paiare e le masserie fortificate. Non a caso la celebre coppia di Hollywood, Helen Mirren e Taylor Eckford, si è recentemente stabilita nella campagna tigianese, restaurando l'antica masseria cinquecentesca di Torre Matine. L'olivo cresce rigoglioso nelle campagne tigianesi, in distese verdi che si estendono su tutto il territorio. Per secoli le colture ad oliveto hanno sostenuto l'economia locale, grazie alla produzione del pregiatissimo olio. Tra le foreste di olivo è facile imbattersi nelle antiche paiare, architetture rurali realizzate con il pietrame estratto dalle campagne. Le paiare avevano utilizzi differenti, come depositi e magazzini o per la custodia del bestiame, e nei mesi estivi erano usate anche come abitazione. Da generazione in generazione il patrimonio olivicolo è stato trasmesso da padre in figlio e ancora oggi si nota la forte devozione familiare nella cura degli alberi e dei fondi agricoli. Anche il centro storico ancora oggi presenta interessanti architetture tradizionali ed è impreziosito dai palazzi padronali e dagli edifici di culto. Le prime fonti documentari riguardanti Tigiano risalgono al dominio angioino, quando il casale era inglobato nella contea di Alessano. Camminando tra le piccole strade del borgo antico, si riscopre il fascino della semplicità salentina, tra il profumo del basilico e i colori caldi degli intonaci o del carparo nudo. In via Ovidio si può ammirare il caratteristico Arco dei Trentacani, edificio cinquecentesco che si impone con le sue forme solenni sulle piccole case circostanti. La sobria devozione religiosa dell'aristocrazia locale si manifesta nell'oratorio di San Michele Arcangelo. Risalente al 1590, venne fatto edificare dalla famiglia Arcella, antichi signori di Tigiano. Nelle vicinanze della cappella si apre il portale di Casa Arcella. In cima campeggia lo stemma araldico caratterizzato da una croce scaccata.